Bentrovati ai nostri spettatori a questo appuntamento speciale di Polis, primo piano sulla politica, una puntata quest'oggi dedicata al meccanismo europeo di stabilità, o più semplicemente MES, che cercheremo di comprendere nel suo funzionamento attraverso tre illustri ospiti. A parlare infatti con me del MES e della sua ancora non arrivata ratifica da parte del governo italiano, il professor Luca Lanzalaco del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Macerata. Salve, professore. Buonasera. Il professor Nicola Acocella, professore emerito di politica economica presso la Sapienza di Roma. Buonasera. E Buonasera a voi. il professor Andrea Guazzarotti, giurista e professore associato dell'Università di Ferrara. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie prima di tutto di aver accettato il nostro invito. Allora, abbiamo appunto deciso di dedicare una puntata speciale al MES perché è un argomento che è stato dibattuto a lungo anche nelle nostre puntate precedenti, ma ci sembrava opportuno appunto un approfondimento. E questo affinché pure le persone da casa possano meglio comprendere il dibattito politico che oggigiorno c'è intorno alla ratifica, non ancora avvenuta da parte del governo italiano, unico governo in Europa rimasto un po' isolato rispetto appunto a questo nuovo meccanismo europeo di stabilità che ha delle piccole modifiche rispetto al precedente, ma noi insomma oggi cerchiamo di parlare della sostanza oltre che delle differenze rispetto a quello precedente. Questo perché appunto sappiamo che dal 2002, con l'ingresso dell'euro, abbiamo ceduto la nostra sovranità monetaria alla BCE e chiaramente quando essa non supporta l'economia degli stati si va in difficoltà, iniziano le crisi finanziarie, vediamo insomma quello che è successo con lo spread nel 2011 e quindi ci chiediamo cosa significherebbe ratificare oggi il trattato del MES e quindi in un futuro fare ricorso allo stesso. Professora Cocella, parto da lei. Allora, cosa significherebbe per l'Italia dal punto di vista economico ratificare questa riforma del MES e cosa succederebbe in caso di crisi finanziaria se appunto uno Stato andasse ad accedere a questo meccanismo di stabilità? Allora, anzitutto chiariamo che il MES, meccanismo europeo di stabilità o fondo salva stati, che è una istituzione creata da un trattato intergovernativo per emettere debito comune con il quale assistono i paesi dell'Unione che si trovino in difficoltà, in particolare nell'accesso a finanziamenti sul mercato. È stato poco accetto finora perché impone la condizionalità relativa ai propri conti e quindi un controllo esterno da parte dell'organismo stesso. Implica poi uno stigma di debolezza sul paese finanziato che comporta un aumento delle condizioni che sono pratiche per altri finanziamenti che il paese stesso dovesse richiedere. La riforma che cosa fa? Riduce la condizionalità per i prestiti. La ristrutturazione avverrebbe secondo le clausole di alle quali uno Stato più tutti i suoi debiti ai creditori. Questo però potrebbe far scendere drasticamente la fiducia dei mercati e far salire le stelle. Insomma, per noi sarebbe il rischio di esplosione dello spread. Si annulla il requisito di unanimità per le decisioni importanti, imponendo soltanto un quorum dell'85%, il che implicherebbe anche che l'Italia potrebbe bloccare queste decisioni perché l'Italia controlla il 17% del board, quindi più del 15% che potrebbe votare contro.
La ristrutturazione pertanto può diventare un vero pericolo solo se inserita in un memorandum di intesa strong, cioè forte. Ma dovunque essere a fare richiesta del prestito. Il meccanismo salva banche o salva stati fornirebbe una specie di paracadute finanziario per le banche che siano in dissesto, per le quali non bastino più le risorse disponibili a livello del paese, a livello della banca stessa, mantenendo l'operatività per i clienti. Le modifiche proposte allo stato attuale sono già state approvate da 18 dei 19 paesi membri e manca solo l'Italia. La ringrazio. Professor Guazzarotti, il professor Acocella ha parlato appunto di questo MES come un trattato intergovernativo. Le chiedo, nell'ottica anche di quello che ha stabilito poi la Corte Costituzionale Federale tedesca, che ha stabilito che appunto questa riforma del MES è compatibile con la loro Costituzione, possiamo dire lo stesso anche per quanto riguarda la Costituzione italiana? Allora, la Corte Costituzionale tedesca si è espressa due volte sul MES. La prima volta alla vigilia della ratifica del trattato originario, e cioè nell'autunno del 2011, con una decisione, con un lascia passare, diciamo, ma condizionato. Condizionato in particolare all'esigenza che una norma del trattato, mi sembra l'articolo 34, che prevede l'obbligo di riservatezza dei membri del MES, compresi i membri del Consiglio dei Governatori, quindi i ministri delle finanze o dell'economia, insomma i ministri economici che siedono nell'organo di vertice, fossero anche loro astretti alla riservatezza, e ovviamente questo avrebbe cozzato con la responsabilità dinanzi al Bundestag che hanno i membri del governo tedesco, come ce l'abbiamo noi in Italia, e quindi ha detto a condizione che quell'obbligo di riservatezza non valga nei confronti del Bundestag. L'altro caveat riguarda i limiti dell'impegno finanziario, per cui ogni volta che si volesse sforare l'impegno preso rispetto all'obbligo di versare il capitale garantito ma non concretamente versato, non bisogna dimenticare che il MES prevede un capitale versato che mi sembra arrivi attorno agli 80 miliardi, e un capitale promesso dagli stati, che mi pare arrivi a 700 miliardi, e gli stati possono essere richiamati dagli organi del MES a versare quanto c'è bisogno fino al massimale. Il massimale per la Germania mi sembra sia 190 miliardi. Ecco, il Bundesfassungsgericht, la Corte Costituzionale tedesca, nel 2011 disse: se si volesse sforare questa quota, perché il trattato aveva delle clausole un po' ambigue, questo non si può fare senza il previo assenso del Parlamento tedesco, del Bundestag in particolare. Dopodiché, recentemente, nell'ottobre del 2022, è stata adottata questa decisione di inammissibilità, quindi non si è scesi nel merito come l'altra volta, inammissibilità dei ricorsi perché in sostanza non è stato dimostrato che queste modifiche comportino delle ulteriori cessioni di sovranità in favore del MES che avrebbero richiesto la revisione costituzionale. Ok? Quindi la Corte si è fermata un po' sulla soglia, ma ha fatto capire per una
pur nell'inammissibilità, che secondo il suo punto di vista le modifiche non alterano la sovranità di bilancio cosiddetta della Germania. Ora, per noi le cose sono un po' più complicate, cioè se noi volessimo seguire l'esempio tedesco dovremmo però partire da lontanissimo, cioè non dobbiamo pensare che si possa in 448 imitare la strategia dei tedeschi di sollevare conflitti costituzionali ogni volta che c'è all'orizzonte il pericolo di aumentare l'integrazione economico-finanziaria europea, perché loro sono partiti da molto lontano, sono partiti addirittura dal Trattato di Maastricht, in cui c'è stato un ricorso preliminare e la Corte, con degli artifici che adesso non sto a spiegarvi, ha aperto, come una sorta di actio popularis, ha aperto a migliaia di firmatari di questo ricorso le sue porte, rispetto a dei ricorsi che tendenzialmente in altre occasioni la Corte Costituzionale tedesca reputa inammissibili, perché manca l'interesse ad agire. Cioè manca la prova di una concreta lesione del diritto costituzionale in capo ai singoli. Per noi sarebbe molto complicato introiettare tutta quella dottrina costituzionale tedesca in 448, perché noi non abbiamo strumenti processuali di questo tipo. Ci si potrebbe inventare un'azione di accertamento del diritto dei cittadini italiani in quanto elettori al proprio controllo indiretto sul governo, imitando la logica tedesca, ma ripeto, bisogna costruire una cultura costituzionale diffusa che poi influenzi la nostra Corte Costituzionale, che su queste cose è prudentissima, perché la nostra Corte Costituzionale è sempre stata Europa friendly, come dicono i tedeschi, cioè sempre molto aperta a rendere elastica la Costituzione. Quindi io non sarei per buttarla più che in politica sul diritto costituzionale. Certo è che c'è un grosso problema di democraticità che sta all'origine dell'euro, dell'entrata nell'euro, perché si entra nell'euro volendo anche con procedure democratiche, la legge tutto sommato è una procedura democratica, forse sarebbe stato necessario aggravare e prevedere una legge costituzionale in quel caso, visto il tipo di cessioni che venivano fatte, la perdita della sovranità monetaria. Ma qual è il problema? Se noi possiamo immaginare una entrata più o meno democratica nell'euro, l'uscita dall'euro deve avvenire di notte come i ladri, nel senso un'operazione del tipo che fece Amato nel 92, che di notte fece un prelievo forzoso sui conti correnti, sia pur dello zero virgola. Cioè l'uscita dall'euro non può che essere antidemocratica, perché altrimenti per un paese come l'Italia, per la Germania forse no, ma per un paese come l'Italia, finché dura un contenzioso costituzionale di questo tipo, o finché dura, che ne so, l'approvazione di una legge costituzionale che introduca un referendum sull'uscita dall'euro, i mercati ci massacrano. Quindi qual è il problema della democraticità in termini generali di tutta l'operazione? Che noi, per cambiare idea, nonostante che siamo entrati con una decisione che non ha coinvolto il popolo e che non è di rango costituzionale, perché è una legge ordinaria, quella che ratificò Maastricht e tutte le sue variazioni, per uscire dovremmo fare una specie di colpo di Stato. Cioè lo si può fare soltanto di notte come i ladri. Questo è molto, molto interessante, questo punto di vista. Chiaramente, come lei ha ben spiegato, il tempo democratico porterebbe poi i mercati a distruggerci a livello economico, quindi bisognerebbe agire di notte, come dice lei, come i ladri. Professor Lanzalaco, a questo punto, dopo aver affrontato il tema dal punto di vista economico e giuridico, cerchiamo un attimo una sintesi attraverso la scienza politica che lei qui rappresenta. Cosa vuol dire, dal punto di vista delle conseguenze politiche, chiedere aiuto a un organismo del genere? E secondo lei è possibile che si ripetano quelle situazioni che hanno portato la Grecia negli anni scorsi a arrivare praticamente vicino al fallimento, con tutte le conseguenze che poi ne sono derivate? Sì, allora, punto uno, le implicazioni politiche sarebbero estremamente
gravi o perlomeno significative qualora si fosse costretti a ricorrere alla seconda linea di credito. Il MES, il nuovo MES, come viene chiamato, prevede due linee di credito, una che implica semplicemente la firma di una lettera di intenti, l'altra invece che prevede un vero e proprio memorandum, come quelli, come i tre che ha subito la Grecia. Il memorandum implica forme di condizionalità politica piuttosto rigide. Quindi la prima implicazione sarebbe quella di sottostare a vincoli di condizionalità politica, ma c'è una seconda condizione, un secondo aspetto che io vedo meno trattato, ma che per me è estremamente rilevante. Se noi guardiamo le procedure in maniera non approfondita, come ha fatto il collega Guazzarotti, io non sono un giurista e quindi non entro nei dettagli tecnici, ma se guardiamo anche alla superficie, vediamo che la procedura prevista prevede sia esplicitamente che implicitamente numerosi quelli che possiamo chiamare trigger points. Cosa sono i trigger points? I punti detonatore, cioè sono passaggi procedurali ampiamente affidati fra l'altro alla discrezionalità degli organismi comunitari, che possono scatenare il panico sui mercati. Quanto più numerosi sono questi passaggi, tanto più è probabile che ci siano crisi, che si scateni il panico sui mercati. Quindi aderire a MES significherebbe, ratificare il MES significherebbe affidarsi completamente a un meccanismo qua riprendo l'espressione quasi letteralmente di due costituzionalisti, mi corregga il collega Antonelli e Morrone, che dicono il MES sembra più che un meccanismo per prevenire le crisi, per provocarle le crisi. Quindi io lo vedo come estremamente pericoloso. Punto 2, l'Italia come la Grecia. L'Italia come la Grecia è forse anche peggio della Grecia, se possibile, nel senso che l'Italia ha un debito pubblico molto elevato, seconda solo alla Grecia. Fra poco la BCE smetterà di acquistare titoli pubblici italiani e la BCE sta alzando i tassi di interesse, quindi è una tempesta annunciata, ma questo già da parecchi mesi. Ricordo qua che il Financial Times non più di una settimana fa diceva appunto l'Italia è ad altissimo rischio, e purtroppo sappiamo che quando il Financial Times annuncia qualcosa poi immancabilmente qualcosa si verifica. Quindi le conseguenze politiche sarebbero a mio parere estremamente, estremamente gravi. Una forte penalizzazione della democrazia e della possibilità di adottare politiche economiche nazionali, nel senso di ritagliate a conce alla realtà economica, al tessuto economico e istituzionale italiano. Assolutamente, e direi che questa sua opinione è condivisa da tantissimi professionisti italiani, e non a caso sia il professor Acocella che il professor Guazzarotti sono i firmatari di questo appello che chiedo a Giulio di mandare in onda, un appello che è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano che fa riferimento al blog della Fionda. Un appello dove appunto si chiede di abolire il MES piuttosto che andare a ratificare questa sua riforma. Professor Acocella, lei è il primo firmatario di questo appello ed è anche il primo firmatario di un appello del 2020 che venne pubblicato su Contropiano. Prego Giulio con il secondo contenuto. E le chiedo, c'è una certa continuità tra questi due appelli, quindi questo appello del 2022 fa seguito all'appello del 2020 e
quali scopi appunto si prefigge l'appello del 2022? Credo che ci sia una continuità, perché nel pensiero di ognuno di noi ovviamente non vi sono delle grosse discontinuità, almeno in linea generale. Dunque, io credo che questo problema, vedete, ci sono delle soluzioni parziali, come quelle proposte di riforma del MES, come quelle proposte da Giavazzi, che mirano a cambiare gli obiettivi del MES, o almeno in parte a introdurre nuovi obiettivi, come quello per esempio di assorbire il credito che ha attualmente la BCE nei confronti dei vari paesi attraverso il debito pubblico emesso da questi paesi. Questa è già, secondo me, provocherebbe qualche vantaggio, nel senso che libererebbe la BCE da altri compiti e quindi eviterebbe poi a un certo punto possibilmente del debito di alcuni paesi detenuto dalla BCE, quindi l'aumento dei tassi di interesse e l'aumento degli spread. Ma al di là di questo, al di là di questa risoluzione, partono delle soluzioni drastiche alternative che sono in parte collegabili a quelle modifiche che sono state introdotte di recente dal cosiddetto Next Generation EU, cioè il fondo che è stato introdotto per concedere ai vari paesi affinché questi paesi adottino dei provvedimenti di modifiche strutturali, e questi provvedimenti dovrebbero la verifica dell'adozione di questi provvedimenti dovrebbe essere ovviamente dell'Unione Europea. La cosa importante è che questi finanziamenti sono introdotti con un aumento non solo del debito comune, ma anche con un aumento del bilancio dell'Unione Europea. Quindi i problemi dell'Unione Europea si risolvono in particolare attraverso la politica fiscale. Bisogna tener conto che le difficoltà di alcuni paesi dipendono dal fatto che l'Unione è adeguato alle necessità, e quindi un aumento, praticamente c'è stato il raddoppio della consistenza del bilancio rispetto al reddito dei vari paesi, un aumento, diciamo, di questo bilancio implicherebbe un maggiore coinvolgimento dell'Unione Europea condizioni economiche dei vari paesi, e quindi probabilmente anche la possibilità di evitare crisi o la loro incidenza, e quindi anche il rilievo che si dà ad altri organismi, ad altre politiche dell'Unione Europea. La ringrazio. Professor Guazzarotti, c'è una frase dell'appello che anche lei ha firmato molto interessante, e la cito: la sola riforma sensata del MES sarebbe la sua abolizione
e l'attribuzione degli 80,5 miliardi di capitale versati dagli stati membri a una costituenda agenzia del debito. Ecco, nella vostra ottica, in quanto firmatari di questo appello, come dovrebbe funzionare questa agenzia e quali sarebbero le differenze poi rispetto al meccanismo europeo di stabilità? Allora, qui la domanda forse andrebbe posta più all'economista che non al giurista, perché ne abbiamo anche dibattuto all'interno di un gruppo formato prevalentemente da economisti, tra cui il professor Acocella e qualche giurista, tra cui indegnamente il sottoscritto. È una proposta formulata tra gli altri da Massimo Amato e da Francesco Saraceno, ci sono dei paper disponibili, per cui in sostanza si dovrebbe stabilizzare l'esperienza del Next Generation EU, cioè con un'adozione, un'emissione di debito comune europeo, il quale però, la quale emissione però non dovrebbe deresponsabilizzare gli stati, il famigerato azzardo morale, perché poi ciascuno stato pagherebbe all'Agenzia del Debito Europeo un come se fosse un canone assicurativo, una polizza assicurativa in base al proprio rischio, e quindi chi è più indebitato pagherebbe di più. Quindi si sarebbe un'agenzia comune, un'entità europea che al posto degli stati si indebita sui mercati finanziari internazionali, e però ciascuno stato, per beneficiare di questa sorta di scudo, paga in proporzione alla sua rischiosità. Però sarebbe sicuramente molto meglio che lasciare i singoli stati esposti alle speculazioni dei mercati e quindi al famigerato problema degli spread. Fondamentalmente serve a eliminare quel fenomeno che ci caratterizza in quanto unione monetaria incompleta, il fenomeno degli spread, che in unione monetaria non dovrebbe esistere. Questa era in qualche modo anche la promessa che fu fatta all'origine del trattato di Maastricht, eccetera, cioè l'incentivo a paesi come l'Italia era quello di dire perdi la sovranità monetaria, perdi la capacità di svalutazioni competitive ma della tua moneta a favore di stati forti con moneta forte come la Germania, che acquisiva e acquisito il vantaggio di non dover rivalutare, quindi essere ancora più competitiva sulle esportazioni, ma entrando nella moneta unica ti si garantisce che avrai un costo del debito più basso, che per l'Italia, come voi sapete, dall'81, dal divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia, il costo dell'indebitamento ogni volta che si faceva un'emissione era sempre più alto. E il nostro debito è prevalentemente pesato dal costo per gli interessi. E per il è un'idea sicuramente lodevole. Qual è il problema per il giurista? È che per introdurre questa riforma probabilmente c'è bisogno di modificare i trattati. Dopodiché la proposta serve a dire che cosa? Che quella logica ha un senso perché ci tutela dall'irrazionalità dei mercati ampiamente dimostrata e non fa scatenare l'azzardo morale, mentre il MES, come ha detto benissimo il professor Lanzalaco, non ci tutela per anche quello, anzi soprattutto quello nuovo, direi, soprattutto quello nuovo, non ci tutela per niente dall'irrazionalità e dal panico dei mercati. In particolare stati come il nostro, le cui banche private hanno introiettato, fra l'altro su input della BCE, quindi per tenere in piedi la baracca euro, è stata proprio la BCE a invogliare, a indurre le banche italiane a prendersi i titoli di debito pubblico che venivano abbandonati, non rinnovati alla scadenza dalle banche tedesche e francesi.
Quindi adesso colpevolizzare le banche per aver acquisito troppo debito pubblico, quando all'epoca fu la chiave di volta che permise di portare avanti, di non far crollare l'euro, è in qualche modo un po' ipocrita. Però ecco, la logica di quella frase, in quell'appello, è quella di dire c'è bisogno, cioè cogliamo questa occasione, facciamo una sorta di resistenza, esercitiamo un diritto collettivo di resistenza per bloccare la deriva, cioè per bloccare quella tendenza autodistruttiva che viene dai paesi a moneta forte, dai paesi creditori, a confidare nei mercati, quali principale strumento di disciplina degli stati. L'Italia è disciplinatissima, se vogliamo, perché è dal 91 che noi abbiamo degli avanzi primari. Questo lo riconobbe anche un esponente della Deutsche Bank alla vigilia della crisi pandemica, per ammorbidire le loro opinioni pubbliche. Bisogna anche ribaltare questa vulgata dei paesi cicale, dei paesi formica, perché non ci porta da nessuna parte. Assolutamente. Professor Lanzalaco, chiudiamo con lei. E dopo quanto esposto in questa puntata, dove dopo tutte le problematiche, insomma, che abbiamo sottolineato rispetto al MES, sia nella sua forma originale sia adesso con queste modifiche, quanto è importante parlare o riparlare nuovamente invece di sovranità monetaria per gli stati europei? Ma io penso che sia fondamentale, perché esattamente la situazione attuale mette in evidenza quali problemi crei la dipendenza dalla moneta unica. Quindi l'uscita dell'euro, a mio parere, deve rimanere una prospettiva politica, se non di brevissimo periodo, comunque medio periodo. Qua vorrei fare, se mi date un paio di minuti, due o tre citazioni, non autocitazioni, citazioni di altri. Una prima citazione è tratta dal libro di Stephanie Kelton, Il mito del deficit, pubblicato da Fazzi, che è un po' un manifesto della Modern Money Theory, e la Kelton dice, leggo, sono quattro righe però molto istruttive: paesi come gli Stati Uniti non dipendono dai prestiti per finanziarsi, né sono in balia degli investitori privati quando vendono obbligazioni. Lo zio Sam, cioè il governo americano, non è un mendicante che deve andare col cappello in mano in cerca di fondi per poter finanziare le proprie spese, è invece un fiero emettitore di moneta. Ecco, noi non siamo fieri emettitori di moneta, noi siamo dei mendicanti che dobbiamo andare a Bruxelles a elemosinare euro, fondi, svendendo la sovranità, la dignità e la libertà. Quindi una prima valutazione è questa. Seconda valutazione, mi sono andato a vedere anche per preparare questo incontro, l'ho trovato molto istruttivo, sono andato a vedere qualche clip di qualche anno fa, e in particolare mi hanno colpito delle clip su YouTube di Emiliano Brancaccio, un economista che io apprezzo molto, e Brancaccio in queste clip, che sono reperibili su YouTube, sosteneva un po' di anni fa, non so se poi aveva cambiato idea, spero di no, sosteneva appunto anzitutto la necessità di uscire o prima ancora di non entrare affatto nell'euro, e lui faceva un'importante distinzione, diceva c'è un modo di sinistra e un modo di destra di uscire dall'euro, e quindi diceva, per esempio, uscire da sinistra dall'euro vuol dire far precedere, e qui vado al problema sollevato giustamente dal professor Guazzarotti, vuol dire far precedere l'uscita dall'euro da opportune manovre di controllo sui movimenti di capitale. Quindi ecco, io penso che in una fase come questa, dove prima la pandemia, adesso la guerra,
fanno vedere quanto la dipendenza da un produttore di moneta sia così vessatoria di fatto, ecco, sia proprio il momento esatto per riprendere in mano quel discorso, riaprire quel discorso. Può sembrare un po' vintage, può sembrare un po' demodé, ma io penso che invece sia questo il momento più opportuno, con saggezza ovviamente, con cautela. Ci sono state in passato varie proposte, oltre vabbè, appunto alle considerazioni di Emiliano Brancaccio, ma penso anche alle proposte di Alberto Bagnai ai bei tempi, penso anche a proposte che sono cadute nel dimenticatoio ingiustamente, e cioè quelle del professor Luciano Gallino, che aveva proposto un percorso in un aureo libricino, temo purtroppo sia stato l'ultimo che lui ha scritto prima della morte, come uscire dall'euro senza uscire dall'Europa. Ecco, ci sono state varie proposte, ci sono varie proposte di in parte fra l'altro già operative di monete complementari sostitutive, che permettono nel breve periodo di sottrarsi almeno parzialmente dai vincoli imposti dal gioco della moneta unica. La ringrazio, professore, per questa chiosa molto interessante, e ringrazio ovviamente i nostri tre ospiti per essere stati qui con noi oggi per, insomma, affrontare questo tema così importante, tecnico e delicato, e vi auguro una buona serata a questo punto. Grazie. Salute. Una buona serata anche ai nostri spettatori, ci vediamo con la nuova puntata di Polis la settimana prossima. Arrivederci. Buona serata.